Allora, è da stamattina presto che siamo sotto, nelle viscere del Monte San Giacomo, qua sopra Chiavari e Lavagna. Siamo in una delle centinaia di cave abbandonate ormai da un centinaio d'anni minimo, Cave d'Ardesia. E queste cave sono state aperte come minimo nel 1300, quindi questa è una delle pochissime sane nelle quali ci fidiamo a esplorare, ad andare. Abbiamo appena fatto un bel servizio fotografico. Vorrei farvi notare, tutta questa pietra, questi muretti, non sono assolutamente muretti di sostegno, ma sono muretti che servono a contenere tutto il materiale di risulta, quindi lo scarto, non portarlo fuori e risparmiarsi spazio nel castagneto, perché il castagneto era coltivato e dava da mangiare, era inutile riempirlo di pietre. Prima di chiudere, vorrei farvi notare, oltre a queste piccole stalattiti gocciolose che sono la fine del mondo, vedete questi corsi del soffitto completamente scavati? Questi sono i segni dei colpi lasciati dal piccone a mano e questo soffitto ad onde testimonia il tipo di lavorazione dall'alto verso il basso, quindi i blocchi venivano scavati e poi fatti cadere in terra. Il materiale veniva lasciato sotto. E gli operai, i minatori, scavavano andando verso l'alto e seguendo il filone verso l'alto. L'avventura continua.